ragazzo serio, un ragazzo che faceva il suo dovere. Aveva un cuore grande, aveva. Solare. E stava anche studiando perché voleva fare il corso sottufficiale. E le disse: mamma, io sono un carabiniere, io so che mi devono ammazzare, ma non ho paura. Purtroppo ce l'hanno portato via, questi delinquenti. Mio fratello Giulio Carabiniere si è arruolato a 17 anni, fui trasferito lì a casa di Principe. In quegli anni lì c'era la guerra tra Cutolo e la nuova famiglia. È stato ammazzato quel parente di Schiavone dai carabinieri, da quello lì è successo che hanno fatto il nome di mio fratello. E il nome di mio fratello è venuto dall'interno della stazione. Perché mio fratello lì c'è stato 3 anni, dava fastidio perché lui aveva combattuto veramente la camorra, si faceva rispettare la divisa in tutto e per tutto. La verità si è venuta a sapere dopo 15 anni, perché non si è detto subito la verità, ma non si è detto perché fosse all'interno della caserma. Non si è voluto far sapere la verità. Salvatore è stato ammazzato a Marano perché quando ammazzarono a Menelik, la mamma disse: come piango io a casa di Principe, lei deve piangere a Marano. Ecco perché. E poi l'omicidio di Salvatore è stato fatto, ordinato dalla cupola di Palermo, perché Marano era una cosa con Reina, con la cupola. È stato deciso dai grandi, non da quelli piccolini. E lui stava lì su una sedia oppure su un pezzo di legno e sulle ginocchia c'era questo bambino, Dario Bruno. Mio fratello capì subito che doveva morire, però capì subito che doveva salvare la vita a quel ragazzo. Lo scarreventò a terra, quello spararono e mio fratello fece con il suo corpo scudo che quel ragazzo tutt'oggi, Bruno, è vivo. Grazie a lui. No, ma quale camorra? Non esiste la camorra qua. Non esiste niente. Quello sì. Ecco perché noi siamo arrivati, perché diciamo, dopo un delitto di un giovane carabiniere, giovane servitore dello Stato, abbiamo anche avuto, anche subire delle di queste dicerie del paese, le chiacchiere del paese, che poi molte persone del paese che hanno visto quando è successo l'omicidio non hanno voluto proprio fare testimonianza. Questo qua è un quaderno che io ho, perché noi per costituirsi forza civile all'epoca non avevamo i soldi. Io ogni mese andavo casa per casa, i miei fratelli, anche mio padre e mia madre, a fare la raccolta dei soldi per pagare l'avvocato. Quando andavamo a processo ci guardavano come avevamo la peste. Ma noi chiediamo verità, perché la verità è stata negata. Vogliamo sapere ancora la giustizia, sì, perché noi vogliamo, siamo sicuri di mio fratello. Che si è comportato sempre bene. Ci ha insegnato a noi, perché lui ha fatto un sacrificio, ha fatto lo scudo e noi facciamo lo scudo per salvare i ragazzi che non facciano
diciamo, non faccio le cose che non devono fare, che si mettono alleate a servizio della camorra.